every developed country that have a solid level of morality will stay on the side of Israel. The German government tried to wash their guilt to what they have done to the Jews. They paint every demonstration in colors of anti-Semitism. The amount of anti-Semitism that we've seen around us, quite overwhelming. Es geht darum, dass die Angriffe auf die Muslime gestiegen sind. We need security measures. This is a life-threatening situation for us and our children. In Germania il conflitto tra Israele e Hamas ha una risonanza maggiore che in altri paesi europei. Qui, una delle più grandi comunità palestinesi d'Europa convive con il peso storico dell'Olocausto. Episodi di antisemitismo e islamofobia sono in aumento. Il divario tra ebrei e musulmani tedeschi è aumentato dopo la guerra. È una questione di religione. E la politica risponde allo stesso modo alla comunità ebraica e a quella araba. Con il conflitto riaffiorano anche gli interrogativi. Cerco risposte tra le voci moderate e comincio da chi lavora da anni per costruire ponti tra ebrei e arabi tedeschi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über Israel und Palästina sprechen. Mein Name ist Shai Hoffman, ich bin der Host und Shai Hoffman si definisce un imprenditore sociale. È un influencer ebreo e la mente dietro a una serie di iniziative per promuovere la comunicazione intorno al conflitto in Medio Oriente. Un ricercatore ed esperto di dialogo tra musulmani ed ebrei è suo ospite. Dieses Krieg hat dann plötzlich alle hier lebenden Juden wieder zu Juden gemacht. Und sie wurden als Juden beobachtet, auch wenn sie nicht praktizieren oder vielleicht nichts damit zu tun haben. Sie haben mit dem Konflikt an sich nicht am Hut, wurden sie sofort aber plötzlich zu Jude. Das gleiche mit Palästinenser. Sie wurden sofort zu Palästinenser, das gleiche mit Muslimen oder Araber. Sie sind einfach. Secondo i nostri esperti, la guerra ha spinto a una presa di posizione netta a favore o contro una delle due comunità. You have one group that is afraid of being Jewish in Germany in 2024 because they are getting threats. But on the other side, we have a society that has a deep anti-Muslim racism thinking. And like to play out these two groups against each other is very dangerous. An attack on a synagogue here in Berlin. Police in Germany are hunting the assailants who tried to firebomb a synagogue. 18 ottobre 2023. Poco più di 10 giorni dopo l'inizio della guerra a Gaza, una sinagoga di Berlino viene colpita da due bombe Molotov. Non ci sono feriti, ma la comunità ebraica ancora oggi è in stato di allerta. After the war started in Israel, we feel at least that the main threat is coming from the Muslim, not from the Muslim in general, but from this extreme people who supports Hamas or Hezbollah. Our kids cannot go to the playgrounds to play from the kindergarten to the sports. We need accompanying, and the government has not been able to give us this level of security. We don't need empathy. We don't need therapy. We need security measures. Il governo ha dichiarato che non c'è posto per l'antisemitismo in Germania e che sarà fatto tutto il possibile per contrastarlo. Nel primo mese dopo il 7 ottobre gli episodi di antisemitismo in Germania sono aumentati di oltre il 300%, secondo un'associazione federale che registra questi incidenti. Ma anche le comunità musulmane sono state attaccate, con alcune moschee vandalizzate. Molti episodi di violenza però non vengono denunciati, secondo esponenti delle comunità musulmane. Sono andata al Bundesrat per incontrare un deputato di origine curdo-siriana che ha denunciato vari attacchi islamofobici. È stato minacciato da una donna con un martello e il suo ufficio è sistematicamente preso di mira. Offensichtlich sie haben mir eine Bart hier gemalt. Sie hier geschrieben haben auf Deutsch: Wir haben nationalen Stolz und sind keine Nazis, nur Deutsche in das nach Deutschland. Wir müssen nicht jeden nach Deutschland reinlassen. Il deputato ha anche ricevuto minacce di morte via lettera. Mi racconta che ormai è abituato a questo genere di intimidazioni. Die Wahrnehmung in Deutschland ist tatsächlich so, dass einige den Eindruck haben, dass
die Angriffe auf das muslimische Leben oft in der Öffentlichkeit nicht diese Aufmerksamkeit erfährt. Das Vertrauen in den Staat fehlt in einigen Teilen der arabischen Community, dass sie nicht dieses Vertrauen in den Staat haben. La comunità palestinese sta diventando sempre più critica nei confronti del governo tedesco. Le dimostrazioni filo-palestinesi sono state vietate per circa un mese dopo l'inizio della guerra. Alcuni paesi musulmani hanno accusato la Germania di voler mettere a tacere le voci a sostegno dei palestinesi. Gli attivisti dicono che la libertà d'espressione oggi è a rischio. Peaceful protesters get arrested for carrying signs because they say it's anti-Semitic, you know. The German politica, they don't let go of this whole Holocaust thing. This is why it's important to say I'm a Jew and I'm an Israeli and I criticize Israel. In una delle manifestazioni di gennaio ho incontrato Nidal, un ex giornalista palestinese ferito a Gaza nel 2008. Ha perso una gamba in un attacco israeliano mentre lavorava per un'agenzia di stampa. È venuto in Germania per ricevere la protesi. Vivere a Berlino per lui è stata una scelta ragionata. When I was a kid, seeing on the TV the fall of Berlin Wall, and I was astonished, and that's like a dream to see this wall that I was living in Gaza to be demolished. Secondo Nidal, il governo tedesco riporta il conflitto sul piano religioso, riducendolo erroneamente, secondo lui, a una questione tra musulmani ed ebrei. We are Palestinians and not just Muslims. We are Christians, we are Muslims, we are Jewish people also. So this has never to do with the religion. They try to push us in that categories to support their ideology, to actually wash their guilt. To what they have done to the Jews. Their support, it's non-questioned to the Israeli state. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Il sostegno della Germania a Israele è esplicito, come accade anche nella maggior parte degli stati europei. Ma come si concretizza? Wir wurden von der deutschen Regierung diskriminiert. On January 2022, Germany issued a new regulation granting temporary residence exemption to Israeli citizens due to the Israel-Hamas war. Why does Germany actively disadvantage Palestinians? Ecco cosa ha detto il leader del partito conservatore CDU all'opposizione a proposito dell'accoglienza dei rifugiati provenienti da Gaza. La Germania non può accogliere altri profughi, abbiamo già abbastanza giovani antisemiti nel paese. E c'è di più, a dicembre lo Stato conservatore della Sassonia-Anhalt ha approvato un decreto che richiede di riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele come condizione per acquisire la cittadinanza tedesca. A novembre un gruppo di accademici ha inviato una lettera al Parlamento esprimendo preoccupazioni per un clima politico potenzialmente incline all'adozione di misure troppo radicali per punire atti di antisemitismo. Ho incontrato uno dei firmatari del documento in una delle università di diritto ed economia di Berlino. Voglio capire se il decreto della Sassonia-Anhalt è legale. Legally not really waterproof, to put it that way. What Sachsen-Anhalt is doing needs a change in the law by parliament. We have one citizenship law and it should be in all the states should be the same. There's only one citizenship. And so can we say that it's a politically biased measure? There's a political message with that, and that is pretty sure. Sachsen-Anhalt is not even good for 1% of the naturalizations in Germany. It's somehow quite symbolic what they're doing. Fino a che punto è disposta a spingersi la Germania per combattere l'antisemitismo? Lo Stato di Berlino ha revocato i finanziamenti al centro culturale Oyun per la loro posizione su Israele, dice questa comunità di artisti e attivisti. Mi spiegano di non aver voluto cancellare un evento come richiesto dalle autorità.
Over the last few years already, Oyun has been addressed by the Senate several times that we should not host events by especially two groups, the Jewish Voice for Peace or Palestine Speaks. Both are not forbidden organizations. Both advocate for equal rights within Israel and Palestine. So, and that is often something that is not, I don't know, very wanted in the German public discourse. The Jewish Voice for Peace è un'organizzazione ebraica che si definisce antisionista, a favore di sanzioni contro Israele. Le autorità dicono che il finanziamento era in scadenza, ma per Oyun si tratta di una ritorsione. We think it sends a very dangerous signal to the freedom of speech and of artistic expression and democracy in Germany. I don't think this is a very new development, but I think it is escalating quite rapidly at this point. Ritorno al punto di partenza per discutere con Shai Hoffman di un commento ricorrente tra gli attivisti filo-palestinesi. Yeah, that's a super frage. More and more voices are saying that Germany is on the wrong side of history. What's your take on that? Yeah, I don't think there's a wrong side in history. I would wish for it that Germany should condemn all death that are connected to wars, and not only in Israel but also in Gaza. So this is something we should all stand for, to fight injustice. All'inizio di novembre il governo federale tedesco ha approvato l'esportazione di armi in Israele per oltre 300 milioni di euro, un aumento 10 volte superiore rispetto al 2022.